Sono ancora a Stromboli, sto raggiungendo la piazza San Vincenzo perché salgo a quota 400 con la guida. Salgo con i miei amici di Magma Trek, così vi faccio vedere l'esperienza con la guida fino a 400 metri. Oggi il tempo è bello. L'altra volta sono andato a 2,90 da solo, e metto il link del video in descrizione, e ho fatto la salita, quella classica dalla mulattiera che sale da Punta d'Abronzo, soltanto che prima di arrivare all'osservatorio ho preso la variante, sono andato su e mi sono ricollegato al sentiero Natura. Poi invece riscendendo, quando sono sceso, sono passato dall'osservatorio, ho mangiato una pizza e ho continuato per tutta la mulattiera fino a giù. Siamo a fine settembre, però insomma ancora ci sono, devo dire, molti turisti, per fortuna. Quindi fino a fine ottobre sicuramente quasi tutte le attività rimarranno aperte. Quindi la piazza San Vincenzo. Antonio, com'è? Che fai? Come stai? Sei in forma? In forma? Minchia, sei in forma splendida, un ragazzino sei. È meglio così. Che fai? Dove vai? Su, prendi un caffè? No, grazie. Io vado su. Sì. A 400, sì. Faccio una passeggiata. È bella la stagione. È bella, c'è una bella attività. Ma ora c'è questa cosa. C'è una bella attività. Bello. Qua c'è attività. Ciao. 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 Qua c'è da Luciano. Qua c'è l'alimentari. La nave in piazza. Poi Alberto, ciao. Sul leone, qui una volta c'era la posta, adesso è stata spostata, qui salendo c'è il forno, poi noi passeremo da qua, risaliremo da qua per andare su, faremo il sentiero Natura oggi per andare su. Questa è la farmacia, qui c'è Totem, qui potete noleggiare attrezzatura, scarpe, bacchette, luci, tutto quello che vi serve. C'è Domenico. C'è la piazza San Vincenzo, girando l'angolo qua. C'è Magma Trek, guide vulcanologiche. Ecco qua, c'è Manuel, sta aprendo. Manuel, saliamo? Si sale? 400 metri, lui sale sempre, è giovane quindi ce la fa ancora a salire, io ormai salgo poco. Ciao, ecco qua, qua c'è Magma Trek, adesso l'appuntamento è verso le 4, le persone si riuniscono qua, devono fare tutto, devono firmare i documenti, le liberatorie per salire, si assumono il rischio essendo un vulcano attivo, e quindi si firma il liberatorio, danno i caschetti, formano il gruppo, e poi si parte dalla piazza, si va su e si percorre il sentiero Natura. Vabbè, aspettiamo, è ancora un po' presto e aspettiamo che arrivino. Intanto ho scambiato qualche parola con Manuel, lui è una guida vulcanologica da forse non so meno di 10 anni, però è un giovane ragazzo di Stromboli, è cresciuto qua, suo padre l'ha fatto innamorare della montagna perché Stefano, suo papà, che purtroppo non c'è più, era un grande appassionato sia di mare ma anche di montagna, un grande conoscitore anche. Quindi l'ha trasmessa a Manuel, che con passione fa la guida insomma qui a Magma Trek. Oggi ci accompagnerà lui. E niente, mi fa molto piacere, vediamo un po' come funziona l'escursione a 400 metri con guida. Intanto le persone stanno arrivando.
staccato il modulo qua, la liberatoria, adesso glielo consegno a Beppe. Your guide. No, perché mette nessun modo. Hanno messo qualche cosa per... Briefing qua? Adesso? Prima di partire fate un briefing con quelli che devono salire. Gli diamo lo spumante, giusto per... No, dai, gli date delle info. Ah, sì, vabbè. Di solito non faccio tipo la spiegazione qua, perché c'è sempre già, ma... Oggi non c'è niente. Io lo devo girare, scusate, io non avevo... Polio! Cambiamo un po', se no è sempre fare la stessa cosa. Così la gente un po' già... è un altro approccio. Si chiede, puoi ascoltare la spiegazione di Emanuele. Vale, grazie. Complimenti. Comunque io vengo dietro, ok? Ci siamo? Io faccio l'appello. I call the names. I like this moment. It's a new thing I do. Like I'm the professor. Okay, so I'm your guide today. I'm a vulcanological guide. I'm from Stromboli. I grew up here, I live here. And I'm a guide like since 2016. And today is a good day. Okay, as you see, in the upper part of the mountain, we have like a cloud at the moment. Intanto Manuel sta facendo un briefing, sta spiegando cosa affronteranno gli escursionisti e poi partiamo. Chiaramente il gruppo per la maggior parte sono inglesi e quindi la lingua sarà inglese, comunque insomma io non lo capisco l'inglese, ma insomma poi diciamo durante le varie soste darà delle indicazioni, delle spiegazioni sull'isola, io le conosco insomma, quindi le posso dire tranquillamente anch'io. Comunque la lingua diciamo che oggi si parla inglese. Della segretaria, siccome c'è il briefing, deve uscire fuori per prendere le prenotazioni. La segretaria segreta, la Bea. C'è anche un video su Bea sul mio canale, poi metto il link in descrizione, che racconta di quando è arrivata a Stromboli e poi il motivo per cui è rimasta. Anche lei è una grande appassionata di montagna, lavora da anni con loro, con Magma Trek, ed è una mia, posso dire che è una mia amica. Saluta Bea. A proposito di link, metterò anche in descrizione il link dell'articolo che ho scritto su www.viraccontodistromboli.it, sul mio blog, dove racconta appunto l'escursione sia a 290 che a 400 e insomma ci sono tutte le indicazioni e anche le info per contattare le guide, ci sono tutti i numeri e tutte le guide che offrono questo tipo di servizio. E quindi insomma magari se vi interessa andate a dare un'occhiata. Intanto aspettiamo che escono. Il tempo è bello, sempre emozionante salire anche per me. Ma io da giovane non ero un grande appassionato di montagna, mi sono appassionato con il tempo, dopo, da grande, da una decina d'anni. Quando ho iniziato a fare un po' di bicicletta in Toscana ho iniziato a interessarmi alla natura, perché poi quando la vedi tutti i giorni qua ti diventa quasi normale. Infatti molti strombolani, alcuni non sono nemmeno saliti ancora sul vulcano, è un po', noi siamo un po' così isolani, però insomma ce l'abbiamo tutti i giorni e quindi a volte dimentichiamo di fare determinate esperienze, invece considerate che qui vengono da tutto il mondo per farle, ci sono persone che fanno il giro del mondo per venire qua e fare queste escursioni e magari la faranno una volta sola nella loro vita, no? Invece noi qua lo possiamo fare tutti i giorni e poi magari invece non la facciamo. Gran canazzo! Gran canazzo! Gran Canazzo, lui è il mio amico Gran Canazzo. Sto aspettando di salire a 400. Lo so. Con Manuel. Come disse, ma mi dirà a mangiare, ci si pure tu domani. Come disse stamattina? C'è pure Leonardo messo. Dove stai andando, Canazzo? Tutti in pone sto salendo, che devo andare a fare? Il mio amico ho detto Canazzo, Gran Canazzo. L'ha detto all'acqua, alla distribuzione dell'acqua sull'isola. Siamo pronti ai tuoi. Oh, Sara, qua sei! Anche la Sara Tommasella, vedo sempre lì, però già strombo. Ecco, sono in trasferta. Ciao. Siamo in trasferta. Io sto salendo su. E noi tra poco pure. Ah, con chi salite? Ma salite di qua a 290? No, fino alle telecamere. Ok. Allora,
Cristian il Canazzo è l'addetto alla distribuzione dell'acqua sull'isola, vero? È anche detto ai trombini. Ai trombini. È lo strombolano che cammina con l'ape, questa è la sua attrezzatura da lavoro. Ciao. Vedi, queste sono le chiavi che aprono i trombini, eh? Abbiamo anche la scopa, anche la scopa in caso di emergenza, dobbiamo pulire di sopra. Il fico. Il picco, questo è non è per i trombini, ma è per le persone che si comportano male. Cos'è? Cosa succede? Dormono? Facciamo va bene. E questo invece è per le persone brave. Spettacolo. Gran Canazza. Perché dormono qui? È detta all'acqua. No, stanno facendo un briefing. Ah, stanno facendo un briefing? Non ci facciamo buci. Perché non sai c'è la finale delle Coppe del Mondo? Che cazzo ne so io? Un briefing prima di salire. No, ho capito. Tu quant'è che non sali là sopra? Che non vado là sopra dove? Specificati. Ah, sul vulcano? Sul vulcano a me ora 3 anni sicuro al 100%. Poi invece che non vado a Milazzo, anche 4 mesi. Ho il casco. Si parte. Ciao Uba. Tecnici che non conosco, ovviamente, quindi un geologo, insomma, no, ma neanche, non è il mio mestiere, insomma. Per fare, oggi abbiamo iniziato, così, no? Un po' anche per dare l'impressione, far capire bene perché non andiamo più sicuramente sul momento. La domanda che volevo fare, esatto, perché spesso lo faccio immaginare alle persone, no? Durante le discussioni uso l'immaginazione, però ogni tanto ci sta, è una cosa speciale, ecco. È arrivato a veramente a toccare morte. Lo vive, non lo sai, non lo puoi dire, perché ognuno di noi, ciao Cristian, lo vive in modo diverso. Grande Canazzo. Grande Leo. A questo punto non rispondere, perché alla fine è un po'... And if you see on the left there is ash in the air from an explosion. I love it to see like this. No? It's very nice, it's like... Beautiful. Okay. That's it. Manuel spiegava che quel fumo che si vede oltre le nuvole è creato dai gas magmatici. Infatti lo Stromboli, anche visto dalle altre isole, si vede sempre coperto con questa nuvola, è proprio dovuta ai gas lavici, insomma, ai gas del magma, o comunque insomma ai gas del vulcano. Questo si chiama il timpone, questa zona. Si va su, quello è il semaforo, quello in alto che si vede sulla montagna, non so se si vede bene perché con l'agropo non c'ho molto lunghezza focale, insomma si chiama il vecchio semaforo, era un semaforo appunto militare di avvistamento dove mandavano le segnalazioni alle navi nella seconda guerra mondiale. E adesso invece è un osservatorio dell'Università Geofisica e Vulcanologica di Firenze. Ci sono delle strumentazioni, delle apparecchiature per monitorare il vulcano. Adesso sono rimasto indietro, adesso recupero, cerco di rientrare in testa al gruppo, così vediamo Manuel cosa racconta. Manuel, vediamo.
ok, a dopo. Bellissimo. Ok. Quindi tu veramente vai in campo a fare quello che devi fare. Io comunque non lo diverso, non mi scendere. Lui ti filmerà tutto il giorno. Per me, ma sai quante ne abbiamo fatte già? Fatte della truppa. Il robot. Come va, ragazzi? Tutto bene, il dono. Adesso giustamente gli hanno chiesto dell'acqua. Stromboli, si ha una sorgente, una riserva naturale d'acqua? Chiaramente no. L'unica acqua era quella piovana che veniva raccolta nelle cisterne e poi anticamente c'era un accumulo di acqua su in montagna a 500 metri che si chiamava Supalacqua, là sopra insomma, e a volte evidentemente quest'acqua non veniva filtrata, assorbita dal terreno, perché forse c'era una pietra che con una conca teneva quest'acqua, si chiamava la sorgente, ma in realtà non era una sorgente, era soltanto un accumulo naturale di acqua, però ecco, a parte l'umidità e la pioggia, su quest'isola non c'è mai stata acqua. Adesso arriva con la nave di cisterna, però gli antichi dovevano razionare la scorta d'acqua nelle cisterne, perché doveva affrontare tutto l'anno, insomma, o comunque durante le piogge invernali accumulavano e poi magari in estate avevano soltanto quell'acqua, non c'era altra acqua. Dico che pensavo ripartisse di più qua, ho visto che è tutto cannizzure e rubetto, è ripartito poco. La macchia, diciamo. Cioè, le ginestre non sono ripartite. Questa era una ginestra, no? Sì. Perché questa era una... La cosa triste è ci sono tre tipi di ginestre, no? C'è questa qui che è lo sparching junction, che diciamo è quella normale. Poi c'è quella spinosa che ricresce, perché quella è proprio infestante. Si chiama infatti calicotoma infesta e voilà, lo dice il nome scientifico già. E poi c'è quella proprio endemica delle olie, che in realtà non vedo che sta ricacciando dalla radice, quindi è un po' triste, ecco, questo è molto triste. Sono ripartite solo le cannizzure? Le canne... Sì. Rovi. Però sì, qualcosa rovi. Sì, qualche olivo ho visto ripartito. Gli olivi sì, sono tosti, belli tosti. Poi capperi, non so sì. Se ti hanno già raccontato degli incendi magari che ci sono già stati, ma penso di sì, no? Sì. Allora quelli ne hanno visti, no, di incendi. Il problema sono che poi queste specie così vanno a prendere spazio. Bisogna un po' anche monitorare dal punto di vista un po' naturalistico, no, la ripresa della vegetazione, per capire anche che effetto fa l'incendio, no, sulla coabitazione degli spazi da parte delle differenti specie, no? E poi sappiamo bene che questa non è diciamo locale, no, che è stata portata e quindi ora ha preso il sopravvento su tante altre specie invece locali, diciamo, non endemiche, però locali. Cioè. Per questo è così importante non inserire in un determinato ambiente cose che magari non ci appartengono. Ma non è per fare razzismo ambientale, però effettivamente, come in questo caso, queste furono importate per legare le viti, no? Sì, facevano, le chiamavano le sipale. Facevano le file, no? Per proteggere dal vento. No? Di qua non c'è vento, ma usciamo. Quindi proteggevano anche dal vento le coltivazioni. Però sì, vabbè, questo è un discorso molto complesso, perché l'uomo ha sempre trasportato semi, cose, piante, quindi se abbiamo il vino, cioè qui in Italia la vite, perché è stata portata, no? E gli agrumi, quindi gli errori capitano, insomma, anche quello che dice il mio grande professore di botanica, che purtroppo ormai questo è il cannizzulo di Stromboli, non lo togli più, Poi solo studiare, capire, cercare di capire un po' questi schemi, no? Come si riprende la vegetazione, ma questo qua. Locale. E quindi? Cioè proprio. Vedi?
questi torrenti che scendono. Questi sono la causa dell'incendio. È stato l'ultimo alluvione che ha creato questi torrentoni enormi che sono andati giù. Prima non c'erano in realtà. Cioè c'erano, ma non, scusami, ma non così. Non con questa. E hanno scavato tutta la terra fin dalla montagna e sono andati giù. Ok? For you it's fine, the pain, the reason. Ok, all good for everyone. Yes. Yes. Just advise me, because sometimes si troveranno lungo il percorso si troveranno molte di queste spaccature. L'acqua ha spaccato proprio la montagna, creando questi canaloni che vanno giù. Quelli che poi hanno invaso le case nell'alluvione di agosto dell'anno scorso. Capers are the blossoms, so are not there because it's autumn. Ah, ok. Manuel si è soffermato su una pianta enorme di capri e stava raccontando appunto della resistenza di questa pianta, soprattutto qua. Qua si parla di calcio, giustamente siamo in natura, però il calcio ci persegue ovunque. Questo che stiamo percorrendo è il sentiero natura che taglia l'isola da San Vincenzo a San Bartolo, taglia praticamente la montagna, il centro abitato, e per una da circa 200 metri d'altezza, poi si varia, si sale, si scende, però insomma la media è quella fino a poi arrivare al bivio che puoi continuare con il sentiero a 290 e poi proseguire invece con la guida quello a 400 metri. Qui il cartello ci ricorda che Stromboli è una riserva naturale e la gestione del territorio è del demanio, insomma, della forestale. Una piccola pausa. So it's very difficult that we feel earthquakes. Sometimes can be. And the volcanic activity, the frequency, it's not. We cannot feel it. My mom says that she feels it. You know? She's like so sensitive. When every time the volcano explodes, she says, "I know it. I know. I could feel it." I say, "Okay, mom. Next time, please, me advise me more because." But that's it. Also, maybe also animals they might feel something different. Manuel adesso sta spiegando le varie fasi che hanno formato il vulcano Stromboli, perché si è formato questa forma conica che noi vediamo, si è formato in varie fasi eruttive, si parla di 20.000 anni fa. E intanto noi abbiamo parlato prima di agricoltura, tutti questi terrazzamenti. Insomma, la malvasia era esportata in tutta Europa e non solo, e quindi insomma molti terreni erano adibiti alle viti, poi olivi, cappe, e poi diciamo con l'evento della fine dell'Ottocento della filossera, così come il resto d'Italia, hanno sterminato queste piante che davano sostegno anche a molte famiglie, poi dovuto anche all'immigrazione, al sogno americano, al sogno di cambiare vita. La vita era molto dura, quindi questi terreni poi con il passare degli anni all'Ottocento fino agli anni 50 sono stati totalmente abbandonati. Però insomma i terrazzamenti sono ancora ben visibili e ci raccontano appunto di questo passato glorioso di agricolo, che si sono lontano dimenticato, che è stato di vitale per queste isole. Hanno vissuto per centinaia d'anni grazie alla lavorazione delle terre. Quindi non solo al mare, ma anche a tutto. Sono contento di salire con te perché non c'era mai stata l'occasione. No, veramente. E poi è bello che un ragazzo dell'isola... Ciao!
un ragazzo dell'isola insomma abbia questa passione, racconti la propria terra, è una cosa importantissima. È bello, io spero che qualche giovane che no, lo vedano anche. Può essere stimolante, certo. Le nuove generazioni, perché c'è bisogno, diciamo, di... Cioè io lo vivo proprio in modo passionale, no? Anche il lavoro, esatto, sì. Ed è, c'è bisogno di ragazzi che si... È importante, ecco. Speriamo, vediamo in futuro magari. Ora vedo i ragazzi sono più attratti dal mare, come sempre, no? È vero, ma perché la montagna è dura. Già è un discorso più... più vivo, queste informazioni, I like it. Questo ci chiede anche l'audio con le ragioni. How do you feel? Happy, eh? Yes. Yeah, it's strange a bit. It arrives at 1,500 meters. That. It's huge, no? It's very steep. And on the top of the Shara, we have the, as I showed you before, we have the active craters. Adesso Manuel parlava dello Strombolicchio, che è un antico neck vulcanico, ma non voglio dire tutto perché sennò, insomma, è giusto che lo scopriate voi poi magari facendo questa esperienza. Intanto qua continuano le spaccature, i torrenti creati dall'acqua che vanno giù, sono enormi, prima non erano così, insomma c'erano sì, ma con questa alluvione, ecco, di agosto del 2022 sono ingranditi, sono diventati enormi, enormi questi crateri, enormi queste spaccature. Poi continua ancora. C'erano però non così evidenti, sì, no? Currugi, sono... erano currugi prima. Ora minchia, impressionante. Ma poi sai cosa, che ancora non è finito, eh? Quando piove ancora qui scende, continua a erodere, eh? Cioè... Questa è una passeggiata stupenda, una passeggiata incredibile, meravigliosa. È completo, un percorso completo. A parte che ti potresti fermare 2-3 ore solo a spiegare quello che è intorno, no? E poi fai un percorso in direzione del tramonto, no? E poi non c'è solo il tramonto, appena sbuchi fuori, boom, c'è lui, no? E voilà, che altro puoi dire, no? È perfetto, si aspetta il buio ed è super appagato. Questo quando è stato fatto questo sentiero? Allora è stato fatto dopo l'emergenza Stromboli. Dovresti chiedere a Zazà. Comunque insomma 2000, una ventina di anni che c'è. Sì, mi ricordo quando mi portava mio padre in queste zone, facevamo delle tracce, ma tipo erano cioè proprio c'era una traccia di sentiero, andavamo a funghi e... che era un sentiero non praticato agli escursionisti, no, soltanto degli appassionati, no, di chi conosceva la montagna. Esatto. E infatti quando hanno fatto questa autostrada io ero triste, capito? Certo, ho detto no, ma come, ora tutti vanno nei miei posti, no? Ed è così. Poi, quello che facevi con tuo padre, era, cioè questo era un sentiero antico che facevano direttamente per allora, salire sopra. Qui questo l'hanno realizzato poi su carta, no? Quindi, ah, okay. Però dei tratti hanno chiesto a gente come mio padre, a Zazà, conoscitori dei luoghi, a chi, sapeva, chi voleva contribuire, no, dove passare molti passaggi e c'erano, no? Magari non tutti. Però qua fatto... è bellissimo, questo, però, sì, questo sì. È un punto bellissimo. Thank you.
piacere. Hanno un po' di conduzione, si chiamano. Poi è un'isola molto piccola, quindi è tutto diverso. Perché... Ok, questo poi volendo si sale direttamente a 400 qua. Di qua ci fa guadagnare quasi un quarto d'ora. Ed è bello, bello, bello comunque come alternativa, però andremo di qua perché siamo più rilassati, insomma. Questo è quello... Ci mettiamo di più, non fa niente. Questo è quello dei 2,90, che possono, si può fare anche senza essere accompagnati dalla guida, invece per andare su a 400 poi c'è l'obbligo dell'accompagnamento. Questo è quello che ho fatto nell'altro video. Proprio entusiasta, no? Poi la cosa bella è che quasi nessuno, solo uno è stato a Stromboli, no? Quindi per loro è la scoperta, quella è la cosa bella, perché tu sai cosa c'è, no? Allora invece hanno questa tensione di vedere, di scoprire che cosa c'è dietro l'angolo, com'è il vulcano, sentono il rumore. Già è un'impressione, no? Cioè ti impressiona questa cosa, poi lo vedi, wow. Infatti la cosa bella, come diceva sempre un mio collega, è vedere le facce. È un po' divertente. E poi, come ho detto all'inizio video, la cosa che loro magari, molti di loro lo vedranno soltanto una volta a Stromboli nella loro vita, e quindi sarà un'esperienza unica, no? Nel senso, quindi comunque cercheranno di godersela nel miglior dei modi, perché non è che chi viene, insomma, vengono anche da tutto il mondo, quindi non è che ogni anno vengono qua. Chiaro, io però cerco di, quando faccio le escursioni anche verso, cerco di creare una sorta di anche ambiente familiare, no? E di dire ok, allora se tornate ci rincontriamo, no, perché è bello, perché comunque Stromboli poi è un posto che unisce, è speciale, e io la cosa che farei vedendo Stromboli sarebbe portare a qualcuno a cui tengo, tipo no, ti porto a vedere un posto bello, no, vieni con me, andiamo a Stromboli. Questa è una cosa così unica, è l'accessibilità del vulcano, l'accessibilità in Europa. È un vulcano così attivo, è unico. Terrazza di 400 metri.
fatto un volo, come avete visto c'è una grande nuvola, insomma è bellissimo anche così, però chiaramente non si vede, un cazzo stasera, però è andata così, va bene. Intanto mentre volavo Manuel continuava la sua spiegazione delle pietre, del magma, della composizione delle rocce. Why? Because this has a huge amount of gas bubbles which are not connected. They couldn't really had time to expand, to be released, and that's why it floats. 70% of inside volume is gas. Allora intanto sono qui con Adriano perché Manuel sta continuando nella sua spiegazione, perché poi immagino che i turisti gli danno anche, gli chiedono delle notizie, quindi lui sta continuando. Volevo sapere insomma da Adriano, una serata così, che chiaramente le persone arrivano e si aspettano di vedere qualcosa, in realtà vedono ben poco, come insomma si gestisce la cosa. Lui gli diceva che insomma già all'inizio, prima di partire, si dà una controllata al meteo e che si spiega che si potrebbe trovare delle nuvole. Certo, c'è sempre, rimane sempre il rischio un po' di bassa visibilità. Tutto consiste anche un po' da questi eventi da ovest, ovviamente sono eventi più umidi e quindi certe serate rimangono così, rimangono completamente coperte, cioè la zona sommitale non si riesce ad osservare. Quindi poi magari, rimaniamo magari sempre. Sta più a voi in quel caso di una maggiore nuvolosità, magari spiegare qualcosa in più. Certo, insomma, certo, no, assolutamente. Poi partecipi un po' più. Cerchiamo comunque di essere sempre chiari dall'inizio e poi la spiegazione la facciamo comunque bello cattivo tempo quello che è. Però in questo momento così, che è momento d'attesa, magari diamo anche più informazioni riguardo a comunque tutta l'attività che c'è, che c'è stata anche in questi giorni, che ogni giorno ovviamente l'attività è sempre diversa e quindi ogni giorno per noi una spiegazione è diversa e quindi anche quello è il bello. E quindi basta aspettare magari, che poi ne so, anche sul tardi cambia un po' l'umidità, perché quando siamo appena arrivati qualcosa comunque già si vedeva, poi adesso si è coperto dopo il tramonto, comunque anche lì l'umidità cambia e quindi a volte si copre anche per questo motivo, o viceversa, cioè prima tanto umido e poi col tramonto l'umidità cambia e si apre, si ha visibilità, quindi vediamo il tempo di ancora di mezz'oretta, aspettiamo bene anche il buio e probabilmente si scoprirà. Io non ho tenuto tempo dell'escursione, in quanto siamo arrivati qua? Siamo arrivati qui in 2 ore e 2 ore e un quarto, cioè dipende anche un po' la velocità del gruppo, comunque anche se è una giornata abbastanza tranquilla, sì, in 2 ore e 2 ore e un quarto si arriva su. Così. Sempre con le varie pause, spiegazioni, lungo il tragitto. Poi ci si ferma un'oretta? Qui noi contiamo sempre al tramonto un'ora. Quindi subito per il tramonto stiamo circa un'ora, cerchiamo di aspettare bene il buio e di approfittare il più possibile dell'attività. E poi la discesa un'ora e mezza? La discesa in un'ora e mezza si rientra, con calma, le varie pause ovviamente in discesa, ovviamente per fare un cambio magari di... o per togliersi qualche strada, perché adesso qua siamo belli che coperti e è tanto umido, ma magari scendendo poi sarà più caldo, quindi faremo anche le varie pause in discesa, in un'ora e mezza si rientra bene o male. Quindi insomma un'escursione di 5 ore? E in totale sì, è sempre a contare 5 ore sbarra 6, che poi dipende anche dalla serata, si cerca di stare di più, o a volte capita magari il gruppo che con un passo un po' più lento, con qualcuno che ha bisogno di più attenzione, quindi cerchiamo comunque di fare il meglio e quindi di tornare anche tranquillamente giù, quindi anche 6 ore. Bene, grazie. E niente, sempre un piacere Leo, sempre un piacere.